Milano Design Week, una settimana dedicata al Salone del Mobile e a tutti gli eventi del fuori salone. La Milano Design Week rappresenta senza alcun dubbio il più importante appuntamento mondiale del design e uno dei motori creativi ed economici di Milano. Si tratta di un fenomeno grande come una città, che coinvolge la fiera ma anche tutto il resto, il dentro e il fuori, la dimensione chiusa e professionale che si calibra con una parte popolare e aperta. Tutto parte nel 1961 con la nascita del Salone Internazionale del Mobile, una fiera dedicata ai produttori di mobili. Fin dalle origini circa la metà dei visitatori erano stranieri. Poi arrivano gli anni 80, quelli della Milano da bere e da guardare, che si apre al mondo e osa sperimentazioni inimmaginabili solo pochi anni prima. Alchimia e Memphis presentano il loro lavoro innovativo in maniera altrettanto innovativa, esponendo al Politecnico e alla Galleria Arc 74. Il salone fuori dal salone cresce bene e l'imprimato arriva da Abitare, che nel 1983 dedica parte della rivista proprio a una strana cosa che gli addetti e gli appassionati chiamano già fuori salone. Il fuori salone diventa lo spazio espressivo di persone talmente assetate di design libero da volersi cercare uno spazio alternativo, senza vincoli, slegato dalle regole tipiche di un evento commerciale. Meraviglioso effetto collaterale, i giorni del design non sono più soltanto esclusiva di architetti, designer e commercianti, ma si aprono ad appassionati e a curiosi. Allo stesso tempo arrivano giovani sperimentatori da tutto il mondo. Design ad alto tasso di creatività e basso budget. Ed è così che divertimento e intrattenimento diventano parte integrante dell'esperienza del fuori salone. Nel 1990 Gilda Boiardi di Interni organizza il primo palinsesto parallelo al salone, la Designers Week. Si tratta di un calendario di eventi coordinati negli showroom cittadini. Salone e fuori salone in primavera danno alla Design Week la sua forma definitiva, quella che viviamo e amiamo ancora oggi. E dopo una settimana in giro per eventi, finalmente ci riposiamo. Andrea Evans, TG Evans.